Ciao ragazzi, oggi vi porto, sono qua a Palazzolo, nel comune di Sona, in provincia di Verona. Il navigatore mi ha portato qua, un canale, vado a trovare un piccolo allevatore, Stefano Agostini. Adesso speriamo che sia all'appuntamento, e alleva vacche razza piemontese. Sono passato a trovarlo perché da poco ha acquistato delle vitelle su da noi in provincia di Cuneo. Ma qua vedo a parte le vitelle, ma è una coppia di maremmani? Esattamente. Perché? Perché qua attorno ormai siamo tutti esasperati, noi allevatori, perché non solo i cinghiali, non solo le nutrie qua giù dove ci sono. Ma già qua nella bialera lì, in quel fiume. Sì, ho visto. Esatto. E da poco tempo è arrivato il lupo, non tornato, è arrivato. È arrivato perché non c'era qua. Non c'era, esatto. Ma che belle che allora, sono. Allora per sicurezza mi sono preso una coppia di maremmani, hanno già partorito la femmina 4 volte e qua attorno vanno a ruba. Ah, poi li dai 14? Sì, qua attorno vanno a ruba, ecco. Perché ma io si avvicinano alle case così? Si avvicinano alle case, specialmente nel periodo, diciamo, di magra, ovvero che su nei pascoli non ci sono ancora gli animali, allora tendenzialmente tendono a venire giù a valle, in pianura, insomma, ecco. Bello. Sì. Io per fortuna non ho avuto attacchi qua nel mio piccolo, però ci sono stati dei casi e hanno fatto dei danni, insomma, ecco. Bello. Allora io non ce l'ho contro il lupo, però non è giusto che il lupo si accanisca con gli animali degli allevatori. Sarebbero queste le vitelle che hai preso su a Cuneo? Esattamente, queste. Sono 4 femmine di 5 mesi. Belle. Ah sì. Devo dire che mi hanno trattato bene, mi hanno dato dei ottimi animali. Speriamo che siano in futuro delle ottime fattrici, insomma. Che ecco. Belli. Però, insomma, dai. Ma qua, libere così, ma dove stanno meglio? Sì, esatto. Infatti il mio modo di pensare è appunto che gli animali devono stare liberi all'aperto, ecco. Dopo lo so che non tutti possono farlo per vari motivi, esigenze di spazio e quant'altro, però secondo me questa è la cosa migliore. Vado a vederla da vicino? Sì. Questa è la femmina? Questa è la femmina, fa 3 anni ad ottobre. E adesso è già gravida o...? No, non ancora. Perché ho appena dato via dei suoi piccoli 15-20 giorni fa. Adesso va a cercarsi il maschio. Esatto. Sono molto equilibrati, non fa nessun male. Sì, ma ho visto. Gli animali. Qua vedo le vacche laggiù sullo sfondo, c'è già un signore. Stefano! Ciao, Dejo! Ah, pensavo non mi avessi sentito. Ciao! Dejo! Come apre qua? È automatico? Sì, questo è automatico, va solo con la forza motrice. Forza motrice. Hai capito? Passo. Sì, qua, Ciao! Non si guasta mai questo, va sempre. Stavi lavorando? Un pochino, vai. Sono passato a vedere le tue vacche che mi hai detto già più volte di passare. Sono venuto fino a Verona così a prendere il caffè, a mangiare pranzo. Mi sembra anche giusto, dai. Un signore come Dejo deve essere trattato alla pari come le persone serie, le persone che si può anche... Cosa stai facendo? Sto dando da mangiare, dai, un po'. Allora vai solo. Un po' di cibo. Ma scusa un po', da come mi hai spiegato... dopo guardiamo le vacche. Sì, sì. Continua. Io faccio linea vacca vitello. Ma
Sei in pensione, giusto? Sì, sono in pensione, però non al 100%, capito? Ah. Faccio sempre qualcosa. Dopo c'è un collaboratore che lui controlla la mattina, fa l'appello. Ah, dov'è? Allora, giù dopo lo presentiamo anche. Sì, fa l'appello delle bestie che ho. E quanti capi hai? Adesso ne ho 20, diciamo. Ah, perché le avevi comprate su a Cuneo, no? Ne ho comprate a Cuneo, sì. Ah, boh. Sono andato da un allevatore di Cuneo e ne ho prese altre 4-5. Capito. Adesso. E tu quindi non fai l'ingrasso? No. Vendi il vitello quando ha 4-5 mesi, 6 sì, mesi? 5-6 mesi vendo i vitelli. Qua in zona allevatori? Sì, di solito allevatori, chi vuol fare l'ingrasso magari per sé o per la sua famiglia, ok, li do volentieri, insomma, ecco, perché so di dai, fare. Dai, continua pure. Eccolo qua, guarda. Questo è il mangime che do alle vitelle, quelle che allevo, è un mangime apposito. Loro rimangono sempre al pascolo. E poi dal fieno. Dal fieno, sempre a disposizione, ovviamente acqua, i sali in blocchi e poi do anche quelli in polvere. E così, insomma, ecco, sono sempre. Lì è il paese, come si chiama? Che ho detto Po? Palazzolo si chiama. Palazzolo. Palazzolo, sì, oh, sì. Che sembra una cartolina. Sì, sì. È nel comune qua di Sona. Di Sona? Sì, sì. E qua a pochi chilometri da Verona, provincia di Verona, o a 10 chilometri da Verona, ecco. Sì, sì, ho visto, è vicinissimo. Sì, sì, sì. Andiamo a vedere le vacche. Questo sarebbe il futuro riproduttore. Esattamente. Questo bello, è il bello. Futuro riproduttore, proveniente sempre dalla provincia di Cuneo. Speriamo che sia prolifico, insomma, che nascano tanti vitelli grazie al suo... diciamo un bel esemplare, esatto, sul lavoro di riproduttore, ecco, come tutte le cose, insomma, bisogna sempre avere pazienza e un po' alla volta verrà fuori qualcosa di buono, insomma, ecco. Qua ci sono delle altre fattrici, sono tutte gravide, e qua il fienile nei tunnel. Esattamente, qua ho due tunnel, quello grande metto principalmente il fieno e quello piccolo gli attrezzi che ho, insomma, gli attrezzi agricoli. E ti fai il fieno te qua vicino? Sì. Qua attorno ci sono ho di campi in affitto e mi arrangio, diciamo, a produrre il fieno per l'autoconsumo, insomma, per i miei animali. Gli dai anche dei insilati o niente? No, niente insilati, niente serati. Do un po' di mangime, giusto i vitelli quando nascono, diciamo, per aiutarli un po' per crescere. Ma se no niente insieme. Fieno volontà e basta. Fieno sempre a volontà, prato stabile ed erba medica, ovviamente un po', diciamo, miscelato, insomma, ecco, non tutt'uno, ecco. È così. Adesso il primo taglio l'ho finito tutto, ovviamente. Però specialmente quelle giovani do sempre il primo fieno di primo taglio, in modo che crescano meglio, insomma, è un prodotto più energetico e via, insomma, ecco. Adesso è stato fuori. Entra. Sì, entra. Questo si chiama Dubai. Dubai? Dubai, esatto. Dubai è abbastanza tranquillo. Abbastanza tranquillo, diciamo. Ecco. Questo sarebbe il riproduttore che hai adesso? Esattamente, questo è il riproduttore. Però hai preso anche il maschio su a Cuneo. Ho preso anche un altro maschio. Riproduttore, esatto. Piccolo. Giusto per cambiare il sangue, insomma, per avere sì, anche... Sì. Questa qua è la più vecchia? Questa qua è la più vecchia, è nata nel 2012. Però mi fa un vitello all'anno, fa un po' fatica a camminare. A 10 anni sì, ha già tirato via 8 vitelli. Esattamente. E là ce n'è uno piccolo. Eh sì, dopo ce n'è uno piccolo. L'ho chiamato Pasqualino. Qua a Dubai mi punta. Dubai è geloso, punta. È geloso. Esatto. Non mi conosce. Sì, sì. Dov'è Pasqualino? Eccolo qua. Qua abbiamo Pasqualino. È nato la notte di Natale. E questa è la mamma? Questa è la mamma, esatto. Per quello che lo protegge. Eh sì. Parto spontaneo, non è tanto grande, ma crescerà, insomma, ecco. Ciao Pasqualino! Eccolo lì. Adesso si gusta un po' il riposo, anche lui, insomma, visto che è piccolo, per crescere deve mangiare e dormire. Però dai, questa è la mamma, insomma, dai. Una primipara, devo accontentarmi, insomma, va bene così, sì, ecco. Sì. E qua abbiamo le altre curiose, perché... Avendo visto il Dejo qua per la prima volta, si sono avvicinate. Questo è un corno su e l'altro giù. Esatto. Questa è la prossima che mi deve partorire, è questa.
c'ha le corna, non ho messo nessun tipo di correttore. Andiamo a vedere dove l'altro riproduttore sì, nuovo. Sì, volentieri, volentieri. Questa è la tettoia. E cos'è sto box qua? Sì, questo è un box che praticamente entrano solo i vitelli, quelli diciamo che hanno... Ah, entrano qua dalle sbarre. Entrano qua dalle sbarre, dopo qua si può allargare, si può stringere. Sì, sì, in base al vitello, comunque la vacca non può entrare. Esattamente. E qua c'hanno il mangime a volontà, vengono, mangiano, mangime. Crescono. Loro crescono, quando ha finito si fanno anche un pisolino qua dentro. Bella, non l'avevo mai visto da nessuno fatto così. E ho messo anche la tettoia sopra in modo che abbiano asciutto anche nei giorni di pioggia e via dicendo. Si trovano bene i vitelli, insomma, e allora penso di aver fatto un buon acquisto. Questo l'ho comperato. Sì, bellino, sì. Utile. Esattamente. Quanto terreno hai qua? Qua ho una quindicina di ettari, quindicina di ettari, un po' miei, un po' in affitto, okay. Di cui coltivo, diciamo, i foraggi, insomma, ecco, foraggi. Sì, 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 sì. Prato stabile, erba medica, non faccio insilati né niente. Quello là con la neve cos'è? Il Monte Baldo, giusto? Quello là è il Monte Baldo, esattamente. Questo inverno praticamente non è mai nevicato e adesso che siamo mai a maggio si vede... Da lì parte la Valpolicella. E da lì parte la Valpolicella, esatto. Sì, beh, io ho la mia amica Rosa che saluto, e il figlio Mattia e Alessandro invece è in Spagna, alle Canarie, non so dove sia. Avevo anche il mio caro amico Giovanni che purtroppo non c'è più. Questo mi dispiace. È una valle rinomata come tutti gli altri sanno, sì. Perché c'è la produzione dell'amarone, del reciotto. E che tipi di vino ci sono? Ho visto molte vigneti? Sì, principalmente producono il Valpolicella, che dà il nome diciamo della valle. Poi c'è il reciotto e poi l'amarone. Sempre tutti bianchi o...? No, tutti rossi. Ah. Sì, tutti rossi. Ah, boh. Da vitigni, adesso io non me ne intendo tanto, però sono vitigni locali, autoctoni insomma. Sì, 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 sì. E ultimamente è stato fatto anche il Vinitaly qua a Verona, è stato riconosciuto parecchio, e insomma va bene, ecco, diciamo che è un segmento che va abbastanza bene, ecco, e così insomma, ecco, diciamo che l'importante è che faccia bel tempo, che non grandini e via dicendo, insomma, ecco, l'importante è quello. E dopo... Ah, i due tori hanno già fatto conoscenza, i vitelli sì. Che stanno assieme, sì, dai. Devono convivere, perché io sono del parere che gli animali devono essere liberi per stare bene tra di loro e anche con chi li alleva, con chi li aiuta. Ho visto che sono proprio tranquilli. Sì, dopo penso che anche il sole gli faccia bene, quando vogliono possono andare all'ombra, hanno insomma come spazio sono messi abbastanza bene. Qua come benessere animale nessuno ti può dire niente. Sì, esatto, hanno solo l'imbarazzo della scelta. Buono. Adesso cosa che dici? Andiamo a vedere pranzo anche? Ma certamente, beh, questo... Ho già quasi fame, io stamattina alle 3:30 sono partito. Ma guarda un po', perciò ti meriti un bel pranzo, diciamo, dall'antipasto al dolce. Dai, via, andiamo a pranzo. Va bene, ciao a tutti. Qua è anche la passione di Stefano, ogni tanto si fa le passeggiate a cavallo, magnifico esemplare di Aflinger. Ciao bella. Sì, molto buona. Brava. Una femmina molto buona. Poi va anche d'accordo con gli altri animali. C'è una l'asino, manza. L'altra manza. Esatto, un'altra manza. Guardate che piatti qua all'agriturismo El Bacan, anche a mezzogiorno, contrariamente alle solite orari che di solito si mangia alla sera e basta. Bella compagnia. Con Dejo e la mula qua. La mula a casa. A tenere banco. L'appetito non manca. Di mangiare c'è in abbondanza. Lei la rampa con le gambe davanti la le butta su. La si ingrassa la rampa. La fa. La carichiamo sul suo furgone. Stefano, saluta qua gli amici. Ciao a tutti. Anche oggi si festeggia. Quando si vede Dejo. Tutti i giorni vanno bene. Tutti i giorni vanno bene. Anche i giorni infrasettimanali vanno bene pure. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ragazzi. Alla prossima. Alla prossima. Ciao.